Buongiorno ancora, sono Duncan Muscroft, Golf Club Colli Iberici. Qui ci troviamo a buca 9 del percorso. Purtroppo mia palla ha scivolato appena fuori il green e finito sul raffetto alto un metro e mezzo dal green. Qui è un attimino problematico, che se vedete è molto difficile fare contatto diretto con la palla. Allora vieni magari a fare, ci sono varie colpi che possiamo fare, però con un po' di handicap, un sandino con poco suolo qua, poco flangia, rischiamo a prendere troppo erba dietro che non facciamo contatto diretto con la palla, frappetto top. Allora eliminiamo questo. Il patino per uscire da questo raff davanti devo dare una botta, assolutamente dai più forti possibile, non ha assolutamente controllo di distanza, evitiamo anche quello. La colpa corre con ferro 9, avrà lo stesso effetto di un sandino, che la precisione richiesto è tale, e rischiamo ancora qui a fare top e flappa. Eventualmente arriviamo su del colpo infallibile, è l'ibridino. Il motivo perché questo colpo va usato è qui, rispetto agli altri bastoni, abbiamo la flangia più larga che scivola molto meglio sull'erba, prima cosa. Seconda cosa, invece di un putt, per esempio, che ha 4 a 6 gradi di loft, questa ha 23 gradi di loft. Allora va impugnato un po' con un pattino molto più alto e facciamo un movimento di pendolo. Questo bastone dovrebbe scivolare bene sull'erba e loft il bastone, alza la palla fuori questo raffetto alto e corre rotola come un pattino. Non rischiamo né fare flap né top, e questo è il colpo più semplice che c'è in questa situazione difficile. Ok, vediamo se funziona come dice.